Hello everybody, welcome to this special appointment at the Drum Brother. We're here today with a brush circle. So as you can see, there are a lot of people and we're all here to share all our knowledge between us. And there's the great Stefano Bagnoli here with us tonight. And he's gonna teach us some brushes. Every one of us has a different level on the brushes. So I want to show you how practicing simple things can be very useful from advanced level to beginners. From now on, continuing in Italian, you can read the subtitles. Ciao Stefano. Amici, bentrovati. Grazie per essere venuto. Brother. Bentornato. Ciao. 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 Grazie di avermi reinvitato. È sempre un piacere averti qui. Grazie. La cosa carina di oggi è che siamo in tanti. Tra l'altro, ognuno con un modello differente, quindi possiamo ascoltare anche tutte le modalità timbriche che si possono ottenere con delle spazzole, che in realtà sì, hanno tutti i fili di ferro, però poi a seconda di come sono piegati, di come sono, dello spessore, degli accorgimenti che vengono utilizzati sulla punta dei fili, tipo quelle lì rosse che hanno delle piccole, come fossero delle palline, indipendentemente dall'apertura, che più o meno è simile, ovvero io personalmente non tengo mai la spazzola tutta aperta, anche se queste qui, il modello che uso io della Zildjian, ha un'apertura standard che non va molto oltre questo ventaglio, questo raggio d'apertura, mentre quelle lì si aprono molto di più e infatti sì, queste sono molto anche utili per far caldo. Scusa. E quindi ok, va bene. Vediamo cosa succede, visto che siamo in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, cosa succede con il nostro braccio sinistro, ovvero il vostro braccio sinistro. Io sono mancino, per cui per me il braccio sinistro è questo. Chi di voi intanto non utilizza la traditional? Ok, quindi voi terrete la spazzola sinistra così. Per tutti voi, tranne per me che sono mancino, quindi facciamo un giro sul tamburo ogni due quarti. 3, 4, 1, 2, 1, 2. Ok, stop. Pensiamo, fissiamo un punto di partenza che è anche il punto d'arrivo, cioè decidiamo che per voi non mancini, tipo le ore 2 del rullante è il punto d'arrivo, cioè la nota di due quarti. Per me che sono mancino e per chi ci ascolta e chi ci vede che è mancino come me, sarà ore 10 ovviamente, da speculare. Quindi, a ore 2, per voi destri, quindi esseri umani anormali, è il punto di partenza di questa nota di due quarti. Cedete da ridere comunque, vabbè, dai, infatti. E sto quindi ridendo. Scusa. 3, 4, 1. Ok, un esercizio di una grande difficoltà. No, è una cazzata pazzesca, ma è molto utile, ovviamente non fatto così in 30 secondi, ma anche con dei metronomi diversi, più lenti o più veloci, è molto utile per stabilire i movimenti del braccio sinistro in funzione della fluidità del suono dello strisciato. Quindi più vi abituate a utilizzare con il click, facendo delle figurazioni ritmiche che potrebbero partire dalla nota di due quarti come stiamo facendo adesso, e adesso proseguiremo anche con delle note un pochino più fitte, cercare di ottenere lo stesso sound, quindi con la stessa pressione della spazzola, sia in un punto che nell'altro, quindi
qualsiasi sia la posizione della spazzola e della nota che stiamo suonando, dobbiamo, anche con dei micro movimenti che ci verranno automatici, non è che dobbiamo premeditarli, la spazzola sarà più obliqua rispetto alla pelle, o più orizzontale o più verticale, in modo tale che a secondo di dove si trova il braccio e la mano, a orecchio, per ottenere lo stesso suono sia da una parte che dall'altra del tamburo, dobbiamo automaticamente piegare con dei minimi movimenti il braccio, la pressione e l'utilizzo di porzioni di fili della spazzola. La spiegazione detta così sembra una roba di alta ingegneria astrofisica, in realtà è una cosa assolutamente normale, basta far funzionare le orecchie e sentire che suono stiamo producendo.